sul tipo di politica che all'estero le amministrazioni illuminate che hanno a cuore la salute e il benessere dei cittadini e in più in questo modo attraggono anche turisti, hanno stato esigendo. Come aveva fatto il giudice Fazio, questa cosa non sarebbe stata allo stesso modo. Perché? È stata una partita che abbiamo strappato con le unghie e coi denti, purtroppo non siamo riusciti a tutelare queste alberature, abbiamo fatto di tutto, però restano aperte tantissime partite con un nuovo piano urbanistico ovviamente della città, che prevede una serie di aree verdi, nel senso che non sono costruite, ma che devono essere registrate come aree verdi per riuscire a essere preservate. Noi chiediamo che non vengano costruite tutte le aree ancora a verde, indipendentemente dalla classificazione che esse hanno, e siano preservate per la città. In più chiederemo la piantumazione di tantissime alberature, sia forestazioni ma anche alberi importanti, in modo da compensare quella realtà che abbiamo. Si tratta di cambiare radicalmente le scelte urbanistiche della città, che non devono essere soltanto diciamo commisurate a quelli che sono gli interessi economici seppur legittimi dei privati, ma soprattutto all'interesse collettivo dei cittadini, che è un interesse fondamentale, che è quello alla salute.